Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Blu. Io sono sempre Glacial Sphere ed oggi molto probabilmente andremo ad affrontare Misty. Eccoci qui, la nostra squadra per adesso è composta da Clefairy a livello 21, Wartortle a livello 22, Pidgeotto a livello 21 e tecnicamente anche Abra a livello 10 che potrei iniziare ad allenare prima o poi. Detto ciò quindi, andiamo subito nella palestra di Misty, eccola qua. Celestopoli circondata da una misteriosa aura celeste, mentre il cartello della palestra, credo sia questo, sì, capo palestra di Celestopoli, Misty la sirena maschiaccio. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di condividerlo con i vostri amici, di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti e di lasciare un bel commento facendomi sapere com'è andata la prima volta che voi avete affrontato Misty. Ehi, aspirante campione, un consiglio. Il capo palestra Misty usa Pokémon d'acqua e è infallibile, ma puoi assorbire l'acqua usando Pokémon d'erba o fulminarli con l'elettricità. Grazie, non ho nessuna di queste due cose, cercherò di farmi bastare Pidgeotto, Wartortle e Clefairy. Ho deciso che Clefairy probabilmente me lo porto avanti un bel po', eh. Ormai ho deciso, sì. Andiamo. Andiamo ad affrontare questo allenatore. Splash! Sono il primo, in guardia. Ma chi sei, il conduttore di Paperissimo, scusami. Splash! Eccolo qua, il nuotatore, con uno sprite un po' tutto strano e di tutto storto. Con Orsi, ecco, anche quello sprite è un po' una merdina, diciamoci la verità. Libra, vai. Facciamogli male. Bolla, ok. Non dovrebbe farci troppo, abbiamo anche una buona difesa speciale noi, quindi... non dovrebbe farci molto, infatti non ci fa praticamente nulla. Il povero Orsi... Vai, Libra. Nel frattempo però ho dato un'occhiata su come poter scambiare i Pokémon, ma mi sa che con il Game Boy, con il Visual Boy Advance, quello che sto usando come emulatore, non è possibile farlo. Mi sa che dovrò scaricare un altro emulatore, trasferire momentaneamente le liste salvataggi, scambiare i Pokémon che mi servono e riportarli da questa parte. Shelder è uno sprite diversissimo rispetto a quello a cui siamo abituati, totalmente diverso. Vai, facciamone una bella raffica. E lui si difende, eh. Ha fatto il rafforzatore. E poi tra l'altro mi sa che non c'è il tipo volante in prima generazione, o sbaglio? Non esiste il tipo volante, no? Perché mi sembra strano che Pidgeotto non impari nessun attacco di tipo volante. Ecco fatto, crepa. Nuotatore, non può essere. E invece sì che può essere. Tra l'altro mi hai dato solo 80 miseri pochi dollari. Volevo andare a vedere il tipo di Pidgeotto, statistiche. Ah no, ok, tipo normale volante. Esiste volante, no? Mi era venuto un dubbio perché... Cioè, non impara nessun attacco di tipo volante, mi sembra strano. Affrettiamo questa ragazza. Sono anche troppo forte per te. Misty aspetterà. Ma sì, aspetterà, ma andrò a battere comunque anche lei. La mia preoccupazione in questo momento è il tenente Surge. Perché attualmente, cioè fortunatamente abbiamo Clefairy che può sopravvivere un po'. E una volta arrivati ad Aranciopoli molto probabilmente lo evolveremo, eh. Ecco che ci confonde e siamo così confusi da colpirci da soli. Grande Goldin. Vai, ci colpiamo ancora da soli? Ottimo così. Non chiedo di meglio, guarda, ecco, ci abbassa pure la difesa così se ci colpiamo da soli ci facciamo pure più male. Perfetto, grande, grande Clefairy, sei davvero fantastico. È ancora confuso, dura più di 3 turni la confusione in generazione 1. Fortissima la confusione, scusatemi. Fortissima. Beh, andiamo di raffica allora. Niente, Goldin con un solo super suono ha ucciso un Clefairy a livello 21. Boh, va bene. Le stranezze della prima generazione, ragazzi. Ecco che arriva di nuovo il super suono, fortunatamente fallisce come attacco. Attenzione, arriva un super suono, vediamo se Pidgeotto è talmente confuso a colpirsi da solo. No, Pidgeotto mantiene la calma e manda KO Goldin. Sale anche a livello 22, ottimo. E abbiamo battuto l'allenatrice junior, femmina. Ok, andiamo a dare una curata ai nostri Pokémon, dato che Clefairy è stato mandato KO malamente. Eccoci qui. Ecco, quando siamo così vicini non taglio, è inutile. È inutile tagliare per tagliare via 30 secondi dal video. Eccoci qua. Curiamo i Pokémon. E comunque mi servirebbe scambiare Pokémon non solo perché in caso volessi completare il Pokédex,
ma anche nel caso in cui volessi usare tipo i Pokémon migliori che ci sono nella prima generazione, ovvero Alakazam, i Pokémon tipo psico, che sono fortissimi. Ma anche se volessi usare i Pokémon più fighi, cioè Gengar, Alakazam, Golem, Machamp, cioè Pokémon molto fighi che non posso ottenere senza scambiarli. Allora, andiamo di Clefairy come primo Pokémon, va bene, dai. E affrontiamo Misty. Misty con i capelli neri, tra l'altro. Ciao, sei nuovo da queste parti. Gli allenatori professionisti devono avere una strategia per i loro Pokémon. Come ti comporti quando catturi i Pokémon? La mia tattica è un'offensiva totale con Pokémon d'acqua. Va bene, Misty. Vediamo un po' su Sprite. Ok, non è male. Misty vuole lottare. Vai, manda Staglio a livello 18, ma ovviamente sappiamo che il problema non sarà il suo Staglio a livello 18, ma sarà il suo Starmie. Che se non ricordo male, usa difesa X davvero? Cioè quella che diceva attacco totale, offensiva totale, usa difesa X. Da, che pagliaccio. Vai, Libra. Via. Altra Libra. E con un'altra Libra dovremmo archiviare la pratica Clefairy. O meglio, archiviare la pratica Staryu con Clefairy. Ok, addio Staryu. Ed ora ecco che tocca starmi. Lasciamo il nostro Clefairy. Livello 21. Ok. Proviamo a usare Kanto, eh. Brutto colpo. Che culo, però. Invece io non sono riuscito ad addormentarla. Pistola acqua dovrebbe reggerla. Ok, con 2 PS. Niente, non è riuscito a colpire nemmeno una volta starmi. Oh, niente. Quando Clefairy ti fallisce due volte di fila un attacco e l'avversario ti fa brutto colpo, non c'è molto che tu possa fare. Allora, Raffica. A difesa X addirittura. Usa un'altra volta. Infame. E gli faremo poco danno, infatti, sì. Andiamo di Turbo Sabbia, va. Andiamo di Turbo Sabbia. Facciamo la tattica degli stronzi. Ecco che inizia a fallire. Vai, altra Turbo Sabbia. Oh no, sta fallendo. Vai, Turbo Sabbia. E un'altra Turbo Sabbia. Bene, adesso tipo non attaccherà mai più nella vita. Vai, ora usa pure i tuoi difesa X e altro. Piano piano te lo tiro giù. Brutto colpo, tra l'altro. Sì, Starmie non attaccherà mai più nella vita. Attenzione, una pistola acqua riesce comunque a mandarla a segno e ci fa anche parecchio male. Attenzione, eh. Vai. Raffica. In caso poi abbiamo il nostro Wartortle, quindi siamo abbastanza tranquilli. A meno che Misty non si metta a curarlo. Non sembra, però. Non sembra intenzionato a curarlo. Perfetto, altro brutto colpo. Tanto ormai era condannata. 931 punti per PG8. Buono. Wow, sei troppo forte. Molto bene. La medaglia cascata indicherà che mi hai vinto. Che mi hai vinto, attenzione. 2020, 2079 Pokédollari. Con la medaglia cascata tutti i Pokémon fino a livello 30 ti obbediranno, anche i Pokémon acquisiti. Inoltre, puoi usare taglio tutte le volte che vuoi. Puoi tagliare piccoli arbusti per aprire nuovi passaggi. Ti do anche la mia MT preferita. Sarà Hydro Pulsar? L'MT11 contiene... Ah, insegna bolla a raggio. Bolla a raggio. Buono. Usala sui Pokémon d'acqua. Potrei in realtà usarla su Clefairy. Non è così male. Dato che Clefairy, da quello che ho visto, non impara mosse. Non impara mosse speciali. Impara Metronomo, che potrebbe essere divertente da mettergli e usarlo ogni tanto. Ma per il resto ci metterò altre mosse speciali. Diciamo che Kanto non è male da avere per addormentare qualcuno. Però, insomma, le altre mosse per adesso fanno un po' cacare, quindi potrei optare per insegnarlo a lei. Ora però possiamo proseguire, andare oltre Celestopoli e andare qui. Salve. Team Rocket cerca di scavare la strada verso il male. Questa parla solamente per frase d'effetto, evidentemente. Quei maledetti Rocket, guarda cosa hanno fatto qui. Hanno rubato una MT per insegnare a Pokémon a scavare fosse. Mi è costato una vera fortuna. Ma tranquillo, te la andiamo a recuperare noi. Salve. Ehi, fuori. Non è permesso stare qui. Chi? Io?
Sono un semplice spettatore. Non mi credi? No, non ti credo. Ora tira fuori i tuoi Pokémon, ti batterò e questo mi darà il diritto di prendere tutto quello che hai rubato perché ho battuto i tuoi Pokémon. Funziona così la logica nei giochi Pokémon. Ok, matchup contro Clefairy. Ni. Non è proprio il massimo, ma andiamo a PG8. Colpo karate. Che culo che ha fallito, va. Raffica. Ok, un buon danno, mi piace. Colpo karate ci farà anche lui un buon danno perché... La super efficacia del tipo normale bilancia la non molta efficacia del tipo volante di PG8, quindi le mosse di tipo lotta gli fanno un danno normale. Ecco fatto, giù, via Machop. E sta per usare Drowsy? Interessante Drowsy. Mandiamo Wartortle. Che bello lo spread di Drowsy, sembra proprio inquietante. Allora, pistola acqua, vediamo quanto danno li facciamo. Nemmeno tanto, ha una buona difesa speciale, Drowsy. In generale ha un buono speciale. Io potrei insegnare Mega Pugno a Wartortle comunque, mi sa che lo faccio. Perché comunque è una buona mossa di tipo normale. Brutto colpo, bella. Gli serve, al posto di azione. Dato che comunque è un attaccante fisico, le mosse di tipo acqua lui le userà un po' sì un po' no, e probabilmente gli insegnerò surf e sarà quello che gli basterà, avanzerà per lui. Stop, mi arrendo, me ne vado in silenzio. Perfetto, dammi anche l'MT Fossa. Ok, restituirò l'MT che ho rubato. Perfetto, MT Fossa. Meglio che mi sbrighi, ciao. Ciao. Andiamo a parlare al tizio che ci dirà che lo possiamo tenere. Io dico quel che ha perso, ha perso. Così ho insegnato a Diglett a fare fosse senza MT. Bravo. È così che si fa. Allora, andiamo a battere qualche altro allenatore qui nel percorso che porta al Monte Roccioso. Ah, è vero, non possiamo andarci ancora. È vero, è vero, è vero. Dobbiamo andare giù. Dobbiamo andare ad Aranciopoli prima. Eccoci qui. C'è uno strumento magari qui da queste parti. Possiamo ora leggere il cartello? Consigli utili. Premendo il tasto B durante l'evoluzione, il processo sarà interrotto. Beh, grazie per avermelo detto dopo che tipo due dei miei Pokémon si sono già evoluti. Cosa farei senza di te? Cartello dei consigli utili. Qui abbiamo altra erba. Non penso ci interessi troppo quello che c'è al suo interno. E quella è la pensione, giusto? Quella però è la pensione. Andiamo a vedere cosa ci dicono. Magari possiamo lasciargli un Pokémon. Vediamo, eh. Intanto non incontriamo Pokémon selvatici. Buono. Entriamo qui. Salve. Questa pensione è mia. Vuoi che accudisca uno dei tuoi Pokémon? No, per ora. Torno più tardi, grazie. Non c'è nemmeno un box qui dentro. Madonna, ragazzi, quanto è grezzo. Il primo gioco Pokémon. Salve. Ciao, hai Nidoran maschio? Vuoi scambiarlo con Nidoran femmina? No, perché ho già Nidoran femmina. Ok, siamo ora nel passaggio sotterraneo che ci condurrà ad Aranciopoli. Quindi ci andiamo. Ok, più corto di quello che pensassi. C'è chi perde la roba in quella via sotterranea. Infatti ci sono degli strumenti invisibili che se non sbaglio però spawnano dopo tot passi, una cosa del genere, un po' criptica. Ora qui tocca vedere dov'è lo strumento invisibile che mi ricordo ci fosse. Vediamo se è qui magari in questi posi qui sopra. No. Vediamo se lo trovo andando così un po' a caso. Non sembra. No, niente, non l'ho trovato. Peccato. Anche di qua mi sembra ci fosse qualcosa. O forse era di qua che c'era qualcosa. E non dall'altra parte. Vediamo se trovo qualcosa, eh. Così, passando velocemente, altrimenti lascio perdere. No, a quanto pare non c'è nulla. Nada. Niente, scendiamo allora. Hop. E andiamo giù. Qui dovrebbero esserci un po' di allenatori. Eccoli. Piglia mosche.
Non ci sono molti coleotteri qui in Sipilia, Mosca, decisamente, visto il suo commento pre-battaglia. Interessate coleotteri. Allora, Weedle. Ok, io manderò Clefairy, userò Libra. Dovrebbe fare il discreto male, esatto. Mille bave non è un problema, dovrei essere tecnicamente ancora più veloce, invece no. È già più veloce 2, infamella. Vai, Libra. Ottimo. Clefairy al 22. Poi, Caterpie. Sì, cambia un Pokémon perché Clefairy è stato rallentato parecchio. Quindi mandiamo Pidgeotto. E poi in caso rimandiamo di nuovo Clefairy. Dopo aver battuto questo Caterpie. Vai, Raffica. Colpito affondato. No, non affondato. Niente, oh, loro continuano con queste mille bave. Tutti fieri con queste mille bave. Vai, preso. E di nuovo Weedle. E a questo punto, di nuovo, il nostro Clefairy. Speriamo che non venga avvelenato. Però perlomeno ora dovrebbe essere più veloce di lui, almeno nel primo turno. Poi se usa mille bave, amen. Ecco fatto. Veleno spina. Vediamo se viene avvelenato. Viene avvelenato, sapevo io. Mannaggia lui. Mannaggia lui. Ok, abbiamo battuto il Pignamosche. No, scherzi? Perché dovrei scherzare? Beh, a questo punto non lo voglio tornare indietro e userò un antidoto immediatamente. Vai, antidoto, usa su Clefairy. Ecco fatto. E si continua in questo percorso. Salve voi. Chi va là? Smetti di origliare. Ma non ho sentito niente in realtà, quindi vedo un po' insomma. Allora, allenatore junior. Quanto mi fa ridere sta cosa che non abbiano i nomi del primo Pokémon. Vai, Libra su Squirtle. Squirtle ha una buona difesa, infatti non prende troppo danno da Libra. Però sappiate che Clefairy in teoria può imparare Fulmine, per dire. Può imparare Fulmine, può imparare Geloraggio, può imparare... come si chiama? Gli attacchi di tipo acqua, tipo Bollaraggio, Pistolacqua, quelle cose lì. Può imparare delle cose molto interessanti, Clefairy. Elementare. Non riesco a vincere. Elementare. Esatto. Scusa, ma è una conversazione privata. Ok. Allenatore junior femmina. Vuole lottare. E manda in campo Rattata. E noi siamo Libra. Attenzione, ci cala la difesa. Ma non è troppo un problema, noi usiamo di nuovo Libra. Iperzan mi ha fatto davvero male però, eh. Mannaggia lei. Ok, qui si cambia Pokémon ovviamente. Pikachu, sì. Mandiamo Pidgeotto. Guarda che bello grasso quel Pikachu. Vai, Raffica. Ecco che gli fa parecchio male. Perfetto, abbiamo battuto anche l'allenatrice femmina. L'allenatrice junior femmina. Grr, odio perdere. Mi spiace per te. Qui c'è il Pignamosche con Butterfree, se non ricordo male. E Butterfree la farei affrontare a Wartortle. Perché... No, aspetta, quello che ha più difesa speciale, quindi mandiamo... Usiamo una pozione e mandiamo Clefairy. Allora, vai. Pokémon. Ordina Clefairy. Vai. Non ti ho mai visto in giro. Sei in gamba? Boh, me lo direi tu dopo la lotta. O no? Eccolo qua, sì. Pignamosche con Butterfree. Carino lo spread di Butterfree, sì, decisamente. E andiamo di Libra oppure di doppia sberla? Proviamo doppia sberla prima. Attenzione, ci avvelena, avvelena in polvere. Inizia subito con... A fare lo stronzetto. Il veleno effetto, va bene. Vediamo col Libra invece quanto danno gli facciamo. Confusione. Ci fa abbastanza male. Però noi con Libra ne facciamo altrettanto. Purtroppo probabilmente vincerà lui contro Clefairy. Ci ha avvelenato, ci toglie un botto di vita ogni turno. È anche giusto che sia così, insomma. Un terzo stadio contro un primo stadio.
Ecco che con questa confusione ci ucciderà. Non ancora? Forse Clefairy riesce a prendersi la vittoria? Sì, incredibile. Clefairy a livello 23, buono. Sei troppo in gamba. Beh, grazie. A questo punto lascerò morire il mio Clefairy, non è un problema. E batterò questi ultimi due allenatori per poi arrivare ad Aranciopoli. Dice a me? Bene, giochiamo. Certo che dico a te. Vediamo questa allenatrice junior femmina, cosa vuole mandarci? Un PJ? Ah, Clefairy non è morto ancora? Boh, vabbè, facciamolo morire qui allora. Addio, Clefairy. E mandiamo in campo Wartortle. Vai, pistolacqua. Potremmo effettivamente usare come attaccante d'acqua Clefairy, che ha un buon attacco speciale. Che ha un più attacco speciale più che altro. E tenerci Wartortle come tank, come attaccante di tipo normale. Magari terra, si può imparare terremoto, fossa, cose di questo tipo. Vediamo, più avanti. Perché purtroppo in prima generazione i tipi erano messi tutti a casaccio. Le cose fisiche, gli attacchi fisici speciali erano messi tutti a casaccio. Andavano in base ai tipi. Quindi c'erano Pokémon che avevano più senso di altri, letteralmente. Perché, ad esempio, Clefairy, in teoria, a meno che tu non insegni roba con le MT, cosa che farò io, non impara niente di speciale. Non farà nessun attacco speciale, quindi boh. Volevi parlarmi? No, non volevo parlarti, stavo parlando a chi guarda il video. Però il fatto è che tipo Clefairy è un Pokémon inutile tecnicamente in prima generazione, a meno che tu non insegni delle MT che sono attacchi speciali. Poi abbiamo il tipo Psico che è OP a merda, il tipo Psico in prima generazione. Tipo non ha debolezze, come debolezze avrebbe solamente tipo Coleottero, ma chi è che impara attacchi tipo Coleottero in prima generazione? C'è tipo Sanguisuga e credo basta, forse un altro paio d'attacchi. Quindi tecnicamente non ha debolezze. E in più avendo statistiche speciali altissime, ha pure una difesa speciale altissima, di base. Boh, fortissimo tipo Psico. Peccato che di tipo psicoforte ci sia. Aspetta, imparare morso, ma assolutamente sì. Peccato che non sia di tipo buio. No, ho sbagliato! Dai, pensavo mi facesse vedere la schermata. Mannaggia, meglio, ho tolto pistolacqua, vero? Se... Pistolacqua glielo posso comunque reinsegnare con un MT per non stargli a fare. Sì, per non stargli a ricominciare il salvataggio, voglio dire. Ok, non ho cominciato io, va bene? Allora, arriviamo un attimo ad Aranciopoli. Eccoci qui, andiamo a curarci al centro Pokémon. Vai, curiamoci. Ecco fatto. Poi, diamo un'occhiata ai nostri Pokémon, e vediamo se possiamo usare qualcosa. Strumenti. Andiamo a... Ad insegnare con l'MT12 che è pistolacqua, sì. Reinsegniamola a Wartortle. Sì. Ok, eliminare una mossa per far spazio a pistolacqua, sì. Ecco, lui ora mi fa immediatamente scegliere. E a questo punto togliamo bolla, che è letteralmente inutile avendo pistolacqua. Ecco fatto. Poi invece bolla raggio, lo andiamo ad insegnare, l'MT che ci ha dato la... L'MT che ci ha dato Misty, dovrebbe essere questo. No, 28 è fossa. Bolla raggio, ecco. Lo andiamo ad insegnare invece a Clefairy, che la può imparare, sì. Vai. Sì. E gli togliamo doppia sberla, che è letteralmente inutile. Ecco fatto, così è un attacco di tipo acqua, anche Clefairy. Poi, invece, fossa, voglio vedere se la può imparare qualcuno. Vediamo, eh. La potrebbe imparare Wartortle, il che non sarebbe male. Assolutamente. È una coverage contro Electro.
Però alla fine terra è buona anche contro veleno, se non ricordo male. Però a questo punto aspetterei di insegnare terremoto quando potrò impararlo. Spero che possa impararlo terremoto. Per adesso me la tengo lì posta. Per adesso la tengo qui. Allora, poi devo vendere la pepita, sicuro. MT45 invece cos'era? Atuononda. No, Atuononda per adesso non mi interessa. Volendo la può imparare Abra, la può imparare anche Clefairy, ma per adesso non mi interessa. Ok, guarda, a questo punto andiamo al market. Non esploriamo la città attualmente, andiamo solamente al market a vendere la pepita. Perché tenercela nello zaino, dato che abbiamo gli slot contati, non è una buona cosa. Vendiamo quello che non ci serve. Ecco qua, pepita, vai. Così facciamo anche un po' di soldi. E già che ci siamo, depositiamo nel box, perché vi ricordo che se non sbaglio in prima generazione abbiamo tot slot limitati, se non ricordo male tipo 20 o 25 nella borsa. E una volta che li abbiamo riempiti, non possiamo più raccogliere gli strumenti da terra. Quindi depositiamo gli strumenti che possiamo depositare, che non ci servono attualmente. Quindi per esempio l'MT34, che è pazienza, che non insegnerò mai a nessuno. Via. Poi l'MT01, non ricordo cosa fosse, ma il Domo Fossile lo possiamo depositare per ora, perché tanto non lo revitalizzeremo fino quasi alla fine del gioco. Poi la mappa città possiamo depositarla, tanto la conosciamo a memoria canto, non è un problema. Così ci liberiamo un po' di slot. Una pietra lunare possiamo depositarla e una invece la teniamo per quando faremo evolvere il nostro Clefairy, che potrebbe essere già nel prossimo episodio in realtà. Già nel prossimo episodio potremmo pensare ad una sua evoluzione. E poi credo basta. Fune di fuga, queste cose qua me le tengo, l'antidoto me lo tengo, il repellente sì. Ok. Abbiamo depositato un po' di roba inutile. Qui dentro, poi se non sbaglio, c'era quella che ci dava il cercasfide, oppure un oggetto che hanno aggiunto dopo. È vero che un Pokémon di livello superiore è più forte, però tutti i Pokémon sono vulnerabili a certi attacchi. Dunque non ci sono Pokémon invulnerabili, grazie per questa supercazzola. Il mio Pokémon avvelenato è svenuto mentre camminavamo, mi spiace. Anche se di pari livello, i Pokémon possono avere abilità diverse. Un Pokémon addomesticato è più forte di uno selvatico. Questo allora è vero, quindi le EV sono già presenti, in teoria, nel primo Pokémon. Se quell'NPC ha avuto quel dialogo, vuol dire che le EV sono già presenti. Quindi anche le EV, in teoria, gli EV. E non penso siano presenti però le abilità dei Pokémon, quindi peccato. Ma detto ciò, questo video può finire qui. Ti ricordo di mettere un bel mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!